Sulla carta non ho mai visto vincere le partite si vincono sul campo e noi siamo consapevoli di andare ad affrontare una partita difficile. Non andiamo a giocare con la presunzione di chi alla 12ª giornata non ha ottenuto niente, perché essere lì alla 12ª giornata non vuol dire proprio niente. Noi andiamo a giocare invece con grandissima umiltà, sapendo che incontriamo una squadra che ci metterà sicuramente in difficoltà, e quindi noi dovremo essere preparati nella costruzione mentale della partita di ognuno di noi, non solamente nella partita di fase offensiva. Dobbiamo essere anche bravi a difendere su di loro con grande umiltà, con grande decisione, con grande carattere. La presunzione è il peggior nemico di chi vuole fare un qualcosa di buono, ma io credo che questo pericolo qua in questa squadra non ci sia, perché sono, come abbiamo sempre detto, dei ragazzi che sono sempre stati sul pezzo, con la testa giusta, per cui la squadra si è allenata bene questa settimana, tutti quanti, nessuno escluso, e adesso cerchiamo di andare a raccogliere i frutti nella partita di domani. Sì, innanzitutto dispiace non avere i tifosi al nostro fianco, però credo che seguiranno da casa, ora non so se faranno vedere la partita oppure meno. E comunque c'è la radio anche, tra le altre cose. E sì, sarà un ambiente particolare, un ambiente magari non con grande rumore, ma il rumore lo dobbiamo far uscire noi dall'animo. Ognuno di noi deve fare un rumore lì dentro incredibile, perché per noi è una partita, come tutte quante le partite, importante, una partita che, dalla quale noi dobbiamo trovare la continuità a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, per cui giocare di fronte a 100 persone oppure di fronte a 10.000 noi non cambia niente, perché lo stimolo che abbiamo dentro è uno stimolo grandissimo, e dobbiamo avere questa capacità di metterlo in campo con un atteggiamento positivo, ma non superficiale, positivo e combattivo, positivo e molto concentrato, determinato. Ci vuole una casertana determinata per andare a ottenere quello che vogliamo, perché se no faremo una grandissima fatica, ne sono certo di questo, ma io mi fido di questa gente, dei miei giocatori, mi fido tantissimo, perché li vedo sempre bene, per cui i segnali che mi arrivano sono segnali sempre positivi. Certo, sì, quello però non deve diventare una psicosi. Domenica, tra l'altro, il gol io non l'avevo neanche visto, poi quando me l'hanno fatto vedere era un altro gol in fuorigioco, per cui con un tiro da fuori. Noi abbiamo subito su 11 gol, 5 gol, e metto anche i due di Lavello con quei palloni che sono rimasti lì, derivanti da situazioni di palla inattiva, 3 con tiri da fuori, 1 con un rigore, 1 col... quello con il Cerignola su un gol, su un cross con un giocatore in fuorigioco. Quindi che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che sono stati tutti bravi a difendere, non solo i difensori ma anche i centrocampisti, facilitando il lavoro dei difensori, e gli attaccanti facilitando il lavoro dei centrocampisti e dei difensori. Però bisognava mettere poi forse un po' di attenzione in più, lavorare su quegli aspetti dove poi è anche un po' più semplice, perché basta mettere un po' di attenzione in più, perché i giocatori sono bravi, noi abbiamo dei giocatori forti, quindi io credo che per far venire fuori la forza di ognuno bisogna stare sul pezzo sempre. Come ho detto altre volte, la concentrazione è una cosa, la resistenza alla concentrazione è un'altra cosa. Cioè, uno può essere concentrato 94 minuti e la partita dura 95 e non sei stato concentrato manco per un minuto, cioè alla fine, se vai a vedere, no? Quindi dobbiamo essere resistenti nella concentrazione, attenti, con grande attenzione anche sul lavoro sui particolari. Dobbiamo essere bravi a lavorare sul particolare. Lavorare sul particolare vuol dire anche prevedere un qualcosa di imprevedibile alcune volte, no? Anche un qualcosina, no, di poco pronosticabile inizialmente, anche a livello tattico, a livello di atteggiamento, a livello anche nei cambi di inerzia delle partite. Dobbiamo essere sempre pronti a tutto. Quindi se noi qui cresciamo in queste partite, credo io che partita dopo partita dobbiamo cercare di crescere in quelle cose che ci hanno visti magari, così come hai sottolineato tu, palesare magari qualche
qualche errore di troppo, ecco. A Marignanese è una squadra combattiva, una squadra che chiude bene gli spazi, una squadra che sa ripartire, è una squadra che ha anche giocatori di categoria, quindi ci aspettiamo una partita classica di questo girone, quindi una partita dura sotto il profilo del contrasto, dura sulla voglia di prevalere una squadra sull'altra, quindi noi qua dobbiamo metterci subito a livello, dobbiamo capire subito che dobbiamo svestire i panni alla capolista e mettere i panni dei pezzenti se vogliamo fare qualcosa di buono, solo così riusciamo a venirne fuori, perché se andiamo con la puzza sotto il naso, sì, il campo è un buon campo, tipo il nord, di ultima generazione, ma se andiamo così poi troviamo delle sorprese che non dobbiamo trovare. Loro hanno detto mi è stato detto ieri che hanno fatto un comunicato dove dicevano che loro è come se incontrano una squadra di Serie A e noi come se incontriamo il Chelsea, l'ultima vincitrice di Champions. Per noi è così, per noi è la migliore squadra che possiamo incontrare e dovrà essere così da ora fino alla fine, sempre con lo stesso atteggiamento, la stessa mentalità. La squadra sta bene, come ho detto prima, è chiaro, c'è Roscini che è uscito da poco dall'ospedale, Sansone che sta recuperando dall'infortunio che ha avuto, Tufano probabilmente non sarà della partita per una contrattura, per fortuna nulla di grave, e poi per il resto insomma gli altri sono tutti abili e arruolati. Innanzitutto su Bovezzi, questa settimana ha giocato anche la partitella, quando contate di poter portarlo in panchina o addirittura di farlo giocare, insomma quanto tempo necessita? Ma questo, allora, ci sono delle reazioni soggettive all'infortunio e alla conseguente operazione che ha fatto, per cui andare ora a fare delle previsioni per me risulta difficile. Siamo contenti che sta con noi in gruppo, però siamo anche contenti di quello che sta facendo Trapani, di quello che sta facendo Saracino, che sono dei portieri che comunque stanno lavorando con continuità, con grande attenzione, stanno crescendo partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, per cui ben venga in gruppo Bovenzi e quindi andiamo avanti anche con quelli che abbiamo, che sono molto bravi. Trapani ci ha tolto parecchie castagne dal fuoco anche, ha fatto anche delle situazioni, è stato anche bravo in alcune situazioni. No, ma non era una domanda sul rendimento di Trapani, era sempre stata la storia del giro degli anni. Sì, quella situazione delle date di nascita con aperture in più ruoli, certo, no, è stata una cosa che ho sottolineato io perché... Il ragazzo è molto sensibile, no? E quindi è giusto che senta comunque la reale fiducia che ha nei suoi confronti, la reale, non è che uno lo dice perché per dare fiducia e poi magari non la prova. Noi siamo fiduciosi di lui e lui sa che siamo molto fiduciosi e allo stesso tempo siamo contentissimi che Bovenzi sta entrando in squadra insieme a noi. È un'osservazione che condivido in pieno, secondo me non siamo al massimo come organizzazione di gioco. Dobbiamo migliorare, ad esempio fa parte dell'organizzazione di gioco anche la gestione del risultato, quindi nella gestione del risultato, faccio un esempio, domenica sul 2-0 non abbiamo giocato più, abbiamo palla noi e palla sparata avanti, questa fa parte dell'organizzazione di gioco, ecco, nella gestione del risultato non ci deve cambiare niente. Non dobbiamo andare in protezione del risultato sparacchiando via i palloni, ma dobbiamo continuare a gestire la partita come era prima, che magari che ottenessimo il doppio vantaggio come con il Bitonto. Poi dobbiamo crescere sicuramente anche con palla agli altri, anche se la fase di non possesso la squadra la fa abbastanza bene. Faccio un esempio, domenica il Bitonto ci ha spesso calciato sempre sulla linea difensiva, quindi voleva dire che c'era una buona pressione da parte di tutta quanta la squadra. Non sono quasi mai riusciti a innescare gli esterni negli uno contro uno, che quella era la loro forza, se ricordiamo un po' la partita, no? Quindi va abbastanza bene, dobbiamo limare alcuni aspetti. Con palla abbiamo dimostrato di saper giocare, con palla dobbiamo trovare la continuità di gioco all'interno della partita, non dobbiamo andare a folate,
E dobbiamo crescere anche magari nella conoscenza reciproca, nell'intesa, ma questo io credo che con il tempo, piano piano, come hai detto tu, sicuramente queste situazioni miglioreranno, perché vedo comunque tanta applicazione da parte della squadra. Ma io mi aspetto, sì, una squadra abbastanza chiusa, sinceramente, me l'aspetto. Poi dopo, non sono il loro allenatore e mi aspetto questo. Poi una squadra che chiude un po' di spazi, questo intendo dire per chiusa, non che si mettono nella loro metà campo. Certamente, al di là dell'atteggiamento che loro avranno, noi non dovremo avere fretta, dobbiamo fare la nostra partita cercando di giocare su ritmi elevati, cercando di fare pochi tocchi, di spostare sempre palla quando siamo in possesso. Allo stesso tempo dobbiamo essere attenti, se loro poi si abbassano e vanno con un blocco basso difensivo, dobbiamo essere bravi preventivamente a difendere, no? Cercare una difesa preventiva sul loro ipotetico contrattacco, quindi dovremmo essere molto attenti in questa situazione. Mi aspetto questo tipo di partita, però mi aspetto anche che loro poi ci mettano là, occhio, cioè, mi aspetto un po' di tutto, perché le partite sappiamo come sono, no? Poi magari inizi tu, poi dopo cambia un attimino il vento, devi soffrire, poi dopo riprendi in mano, ecco, dobbiamo essere un po' pronti a tutto, cambiare subito pelle, cambiare il vestito, cioè saper mettere il frac come l'abito da lavoro per andare ad aggiustare i bulloni sotto le macchine. Dobbiamo essere un po', da questo punto di vista, una squadra così attenta e pronta a cambiare pelle a seconda della situazione che si presenta. Grazie.